Salve amici e amiche carissime e benvenuti nel mio canale Nuvole di Lana. Oggi vorrei proporvi questo scialle a V, come potete notare, in due colori. È facilissimo da realizzare, è molto semplice ed è bellissimo da indossare. È bello davanti e bello dietro perché è un punto reversibile e per di più io le ho aggiunto questa rifinitura a frange con il pippiolino. Guardate come viene carino, grazioso, più elegante, vistoso, bellissimo. Ho usato un filato di lana non molto spesso, mi sembra 3 di numero, e un uncinetto numero 3. Ma voi potete utilizzare tutti i filati che preferite e i colori che vi piacciono di più. Spero lo scopo, la meta che vorrei raggiungere, che sia di vostro gradimento, di vostro gusto, che vi piaccia. Quindi a questo proposito io vi chiederei una cortesia, se al lavoro finito, compiuto e terminato vi è piaciuto il lavoro che vi ho proposto, poteste mettere un like e ancora meglio per me cliccare semplicemente sul campanellino dove c'è scritto a fianco il nome del mio canale Nuvole di Lana e vi sarei grata, ma veramente grata. Spero che vi piaccia, che il lavoro sia di vostro gusto. È un punto facilissimo, bellissimo. Si potrebbe utilizzare per fare altri lavori, tipo una stola, un coprispalle, una copertina da bebè, un vestitino, un cappellino. Cioè, la fantasia è tanta e la creatività l'avete voi per poterla creare, ciò che volete realizzare. Io spero che sia di vostro gusto, di vostro gradimento e un progetto lavorativo in più. E quindi ho pensato anche di fare cosa un po' così, un po' più originale, un po' più fuori dagli schemi, aggiungendo un altro colore. Ma voi potete farlo anche in tinta unica, di uno stesso colore, aggiungerne ancora di più, svariati, alternati, un rosa col bianco, col giallo, con l'azzurro, colori pastello. Alternate i colori perché già mette già solarità nel lavoro che facciamo. Quindi vedete voi, io lo spunto ve l'ho dato, è facilissimo. Poi fare il cambio colore, ve lo dico subito perché non vorrei prolungarmi molto nei tempi. Una volta che arriviamo alla fine del giro, del passaggio, si aggiunge il colore che vogliamo preferire, come ho fatto io qui in questo caso. Però badate bene che bisogna fare almeno 3 passaggi per ritornare alla base qui per l'altro cambio colore, per ritornare al colore originale, principale, diciamo così. E poi se volete lasciarlo come lembo che possa servire per fare come ho utilizzato io, il margine, la rifinitura, la frangia, lo potete lasciare, altrimenti tagliate il filo e aggiungete un altro colore. È facilissimo. Come detto, si dovrebbe svolgere in 3 passaggi, non molto difficili, si usano punti puff e punti alti. Tutto qui. Quindi, se vogliamo andare al tutorial, vi faccio vedere come raggiungere poi l'altezza del, scusatemi, mi viene anche da sorridere, degli aumenti e poi vedete voi come poterlo realizzare. Ecco, lo mettiamo così. Così ho più possibilità di muovermi davanti alla telecamera. Qui ho fatto una base di 5 catenelle chiuse a cerchio dentro le quali ho lavorato 4 gruppi di 2 punti alti separati da 3 catenelle. Faccio il rigiro lavoro con le 3 catenelle che mi servono appunto per aggiungere poi a fine lavoro questa rifinitura a bordo margine. Queste specie di archetti, di picchetti, come li chiamano in spagnolo, sono molto utili per fare non solo il rigiro lavoro in modo facile, ma anche per essere utilizzati in questo secondo manovra, tra virgolette. Quindi 3 catenelle, entro dentro l'archetto del bordo margine e lavoro 2 punti alti, una catenella,
e due punti alti dentro lo stesso archetto. 1, 2. Poi lavoro ancora. 1, 2, 3, 4 catenelle. Vado qui al centro di questo archetto e faccio un punto basso. 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'altro arco laterale che rappresenterebbe il nostro bordo margine. Due punti alti, una catenella, dentro lo stesso archetto, due punti alti. Questo è il modulo che seguiremo per avere l'altezza raggiunta e desiderata del nostro bordo margine da un lato e dall'altro. Quindi rigiro il mio lavoro, col rigiro lavoro 3 catenelle, entro dentro l'archetto e faccio 2 punti alti. Evito di fare anche le 3 catenelle di base che servono per fare il punto alto, quindi è agevolato. Una catenella di separazione e altri 2 punti alti. 1 e 2. Proseguo. 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'altro archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'archetto del bordo margine dove lavoro il modulo di sempre. 2 punti alti. Una catenella dentro lo stesso archetto, due punti alti. Ecco qui. Questa è la base da cui partiremo per svolgere il nostro lavoro. Rigiro lavoro, faccio le mie 3 catenelle o anche 2. Basta col vostro filato, regolatevi. Entro dentro l'archetto, faccio il bordo margine. Due punti alti, una catenella, due punti alti e proseguo. 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto sottostante, una catenella. In questo archetto centrale lavoro 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle, 1, 2, 3. Dentro lo stesso archetto lavoro altri 3 punti alti, 1, 2 e 3. Dopodiché una catenella e vado a fare subito un punto basso nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4 catenelle di separazione e raggiungo l'archetto del bordo margine. 2 punti alti, 1, 2, una catenella, dentro lo stesso archetto, 2 punti alti. Scusate se mi ripeto, ma questo è il modulo che dovete usare per fare il bordo margine. Rigiro lavoro, 1, 2, 3 catenelle, entro dentro l'archetto e ripeto il modulo del bordo margine. Siamo a bordo margine, quindi rigirandolo bisogna fare la stessa cosa. Due punti alti, una catenella e due punti alti. Proseguo. 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle o anche 3 in base al filato che usate, logicamente regolatevi voi. Raggiungo l'archetto dove ho lavorato i punti alti sottostanti. Dentro questo archetto lavoro 3 punti puff. 1. Ops, mi è andato via tutto, scusatemi. Chiedo scusa, lo rifaccio. È anche meglio, così si vede. 1. Faccio le mie gettate, voi fate le vostre in base al vostro gusto. Al vostro filato, come volete voi. Una volta fatto, chiudo, blocco una catenella e un altro punto puff. Tiro bene il filo, chiudo, blocco dentro lo stesso archetto un altro punto puff.
scusatemi, devo controllare un particolare. Sì, era così. Ok, vado avanti. 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle, raggiungo l'archetto del bordo margine. Due punti alti, una catenella e due punti alti. È facilissimo il lavoro, ecco il risultato che abbiamo ottenuto. Quindi ora andremo a fare gli archetti per poter poi realizzare gli aumenti sugli archetti. Rigiro il lavoro, una, due, tre catenelle di rigiro lavoro o anche due. Due punti alti dentro l'archetto. Scusatemi, acchiappo un po' di filo che si sta imbrogliando con un altro filo. Eccolo qui. Non voglio che mi creino problemi. Dunque, due punti alti, una catenella e due punti alti che è modulo del nostro bordo margine. A questo punto 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4 catenelle, un altro punto basso nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso qui al centro del punto puff che abbiamo fatto nel giro sottostante. Poi ancora 1, 2, 3. 4 catenelle, un punto basso nell'archetto a fianco, 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso per un altro archetto, 1, 2, 3, 4 catenelle, raggiungo il mio bordo margine, due punti alti, 1, 2, una catenella, due punti alti. Come potete notare, qui abbiamo realizzato la possibilità di fare un aumento in questo archetto laterale e un altro aumento in questo altro archetto laterale, incominciando con i punti alti come abbiamo fatto all'inizio. Quindi rigiro il lavoro, 3 catenelle o 2 di rigiro lavoro, entro con un filo sull'uncinetto dentro l'archetto. E lavoro il bordo margine, due punti alti, due catenelle, due punti alti, 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto sottostante, poi una catenella di separazione. In questo archetto io incomincio a fare il primo aumento, lavoro 3 punti alti. 3 catenelle dentro lo stesso archetto, 3 punti alti, 1, 2, scusatemi, e 3. Una catenella di separazione vado a chiudere subito sotto l'archetto sottostante con un punto basso, 1, 2, 3. 4 catenelle e un punto basso nell'archetto a fianco. Una catenella di separazione in questo archetto centrale ma laterale, mi ripeto col secondo aumento. Faccio 3 punti alti, 1, 2 e 3, 3 catenelle di separazione e di nuovo 3 punti alti, 1, 2 e 3. Una catenella di separazione e subito vado nell'archetto sottostante a fare un punto basso. Poi ripeto 1, 2, 3, 4 catenelle, raggiungo l'archetto del bordo margine dove lavoro due punti alti, una catenella, due punti alti.
Ecco il lavoro che abbiamo ottenuto. Abbiamo fatto un fiore a mezzo punto puff, diciamo così, e abbiamo iniziato a gettare le basi per altri due fiori. Seguite le indicazioni per poter raggiungere l'altezza che desiderate. Rigiro il mio lavoro, faccio nuovamente le 3 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto, due punti alti. Una catenella, due punti alti. 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'archetto dove ho lavorato i punti alti e qui mi ripeto con 3 punti puff, faccio le mie gettate, chiudo, blocco e di nuovo un altro punto puff, chiudo, blocco, un altro punto puff dentro lo stesso archetto. Eccolo qui. Fate le gettate che preferite, se lo volete più o meno vistoso, pomposo, come credete voi. Una, due, tre. 4 catenelle o un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo l'altro arco, quello dove ho lavorato i punti alti. E anche qui mi diverto, proprio il caso di dirlo, a fare 3 punti puff. 1, 2, 3, che dà forma, linearità a questo disegno, a questo tipo di fiore con punti alti e punti puff. È molto grazioso. 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4 catenelle e raggiungo il bordo margine. Anche qui lavorerò. Due punti alti, una catenella e due punti alti. Ecco il lavoro che abbiamo ottenuto. Ora vi faccio vedere anche, cioè ora cosa dobbiamo fare? Per avere i prossimi aumenti, lavoriamo catenelle su catenelle per creare gli archetti che ci diano la possibilità di avere la base per proseguire nello stesso modo in cui abbiamo lavorato finora. Facilissimo! Quindi rigiro il lavoro, faccio 3 catenelle di rigiro lavoro, entro dentro l'archetto e lavoro 2 punti alti, 1 e 2, una catenella, 2 punti alti, 1 e 2. E incomincio a fare gli archetti, 1, 2, 3, 4 e un punto basso nell'archetto sottostante, 1, 2, 3. 4, un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4, un punto basso qui al centro del punto puff, quello centrale sull'apice. 1, 2, 3, 4, un punto basso nell'archetto sottostante. 1, 2, 3, 4, un punto basso nell'altro archetto. 1, 2, 3, 4, un punto basso qui nell'apice del punto puff sottostante. 1, 2, 3, 4, un punto basso nell'altro archetto. 1, 2, 3, 4, un punto basso nell'archetto a fianco. Proseguo. 1, 2, 3, 4 e raggiungo il bordo margine. Guardate che contare non è facile perché arriva un punto che poi perdo anche il fiato. Due punti alti, una catenella e due punti alti. Mi viene da sorridere, ma ogni tanto ci vuole. Ecco che abbiamo realizzato la base.
Per poter fare i prossimi aumenti utilizzeremo questo punto, questo archetto laterale, questo archetto centrale, questo archetto laterale per fare i prossimi tre aumenti. Da 1 siamo passati a 2, ne lavoreremo 3. Io non mi voglio prolungare tantissimo, vi faccio vedere come fare gli altri tre e proseguite voi fino all'altezza che desiderate. È facilissimo il punto, come potete vedere, oltre che carino e grazioso. Poi ricordo, per intercalare un altro colore, partite dalla base, dalla parte principale dove c'è il colore unico, principale, per alternare col colore che preferite. Dovete fare questi due passaggi per ritornare indietro dove parte la base del cambio colore. Tutto qui. Rigiro e lavoro, 2-3 catenelle di rigiro lavoro, 2 punti alti, una catenella e 2 punti alti. Proseguo. Una, due, tre, quattro catenelle, è un numero costante queste 4 catenelle, non lo dovete sbagliare, è questo. Una catenella un punto basso sull'archetto sottostante, una catenella di separazione in questo archetto centrale, laterale, lavoro di nuovo 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle dentro lo stesso archetto. 3 punti alti, 1, 2 e 3. Dopodiché una catenella di separazione, un punto basso nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4 catenelle e un punto basso nell'archetto sottostante. Catenella di separazione in questo archetto centrale, mi ripeto, con 3 punti alti, 1, 2, 3, 3 catenelle e 3 punti alti, 1, 2 e 3 punti alti. Una catenella di separazione. Faccio un punto basso immediato nell'archetto sottostante, 1, 2, 3, 4 catenelle, un punto basso nell'archetto a fianco, una catenella solo di separazione ed ecco che in questo altro arco laterale lavoro nuovamente 3 punti alti, 1, 2, 3. Una catenella, no, bugia, 3 catenelle e altri 3 punti alti. 1, 2 e 3. Una catenella di separazione subito nell'archetto sottostante un punto basso. 1, 2, 3. 4 catenelle, che è il numero costante del nostro lavoro, e vado a lavorare dentro l'archetto del bordo margine. 2 punti alti, 1 e 2, una catenella e 2 punti alti. Ecco qui, abbiamo gettato le basi per fare adesso. In questo arco dove ho lavorato i punti alti, in questo centrale dove ho lavorato gli altri punti alti, e in questo archetto, terzo archetto, gli altri 3 punti puff. E si va avanti di seguito così come vi ho mostrato. Seguite le mie indicazioni, sarà facilissimo per voi, quasi un gioco. Ora, per non inoltrarmi molto, facendo conto di avere finito il mio lavoro e avere raggiunto l'altezza desiderata, vi faccio notare come ho fatto il bordo margine. Ho tirato sul filo, ho fatto un punto Salomon. Sulla base di questo punto Salomon lavoro un punto puff. Semplice, semplice, così. Lo chiudo, lo blocco, una, due. 3 catenelle per ritornare alla base del punto puff. Qui
e ho fatto il primo punto puff, pippiolino, scusatemi, ci stavo giocando sopra, un pippiolino. Un punto Salomone, vado nel picchetto, nell'archetto sottostante, con un punto basso, tiro di nuovo sul filo, faccio un punto Salomone, sulla base di questo punto, di questo nodino, tiro il filo e faccio un altro piccolo punto puff. È facilissimo, ma dà una tonalità al nostro lavoro molto particolare. Chiudo e blocco. 3 catenelle, ritorno alla base del punto puff per ritornare poi nel secondo picchetto. Quindi faccio un altro punto Salomone, streghetta di mare o spuma di mare e un punto basso nell'altro picchetto. Da qui tiro sul filo e mi ripeto di nuovo con un punto Salomone con il suo nodino, dalla base del nodino ripeto un altro punto puff. Un pippiolino, una giuggiola, un semino. Ecco qui. Questa è la rifinitura che io consiglio di fare a fine lavoro. Guardate come vengono bellini, come sono graziosi. Guardateli qua in questo modello che ho fatto un po' più vasto, un po' più ampio. Cioè, spero di avervi dato un'idea particolare, graziosa, bellina, da seguire, da lavorare e spero di essere stata semplice anche con la spiegazione. Non c'è nessunissima difficoltà, è facilissimo da realizzare, come potete notare, è molto bello, è grazioso, è semplice, semplice. Usate i filati che preferite, intercalate i colori che volete oppure fatelo oppure in tinta unica. Come per la rifinitura a bordo margine non siete obbligati a farla o aggiungere una rifinitura che piace di più a voi. Quindi regolatevi con la vostra fantasia, con la vostra creatività, sono sicura che uscirà anche molto molto più bello di quanto io non abbia saputo fare. Ho dato un'idea. Poi voi sviluppatela questa idea, rendetela vostra, fatela vostra e regalatevi un bel lavoro da realizzare. Spero di essere stata semplice, ripeto, se vi è piaciuto metteteci anche un like, non mi dispiacerebbe, e ricordate di cliccare sul campanellino scritto a fianco al nome Nuvole di Lana. A questo punto non mi resta altro che ringraziarvi per l'attenzione che mi avete rivolto, per la compagnia che mi avete fatto, per me è assai importante. Ringrazio tutti, tutti i miei iscritti di cuore e vi aspetto al prossimo tutorial. Quindi, anche questa volta, avendo lavorato con l'uncinetto, il mio saluto di sempre è en crochet. Al prossimo tutorial con cose belle e nuove da realizzare e mi auguro ancora più interessanti, più belle anche per voi che io condivido con voi. Quindi grazie, salve, en crochet, ciao, al prossimo tutorial, salve, ciao, en crochet.